la forma e la concordanza degli aggettivi qualificativi, la struttura, la formazione degli aggettivi qualificativi, il grado di intensità. Adesso vediamo cosa spieghiamo. Sicuramente per quanto riguarda la forma c'è da dire questo, cioè esistono degli aggettivi praticamente che hanno il maschile in O e il femminile in A e sono quelli, diciamo, più comuni, non so, bello, che al plurale fanno belli, se sono maschili, e se invece sono femminili, bella singolare, al plurale belle. Poi invece ci sono degli aggettivi in E, e questi in E possono essere sia femminili sia maschili, no? Quindi, non so, elegante, intrigante, eccetera. Questi sono Grande. grandi anche, sì. Alla singolare in E, al plurale in I, grande, grandi, no? E poi abbiamo, quelli in A, anche questi in A possono essere sia maschili sia femminili, ad esempio egoista, no? E questi al singolare sono in A, appunto, e al plurale sono in I, se sono maschi, quindi gli egoisti, e in E se sono femmine, quindi le egoiste. Per quanto riguarda invece la concordanza, quando ci sono due, ad esempio, aggettivi, se sono dello stesso genere, vanno concordati nello stesso genere. Quindi, ad esempio, la lavagna è nera e pulita, nera e pulita, vanno concordati. Oppure, le lavagne e le sedie sono bianche, bianche, sia le lavagne sia le sedie sono femminili, giusto? E quindi vanno concordate a femminile. Il problema è quando sono di genere diverso. Ecco, qua entriamo nella storia della lingua. Dovete sapere che la nostra lingua, insomma, così come il nostro passato, la nostra mentalità tradizionale, era di stampo essenzialmente maschilista o patriarcale. Quindi prevaleva sempre il maschile sul femminile. Pertanto, anche nella grammatica, se ci sono due aggettivi di genere diverso, prevale il maschile rispetto al femminile. Ad esempio, il giglio e la rosa si dice sono profumati, non sono profumate. Questa è una regola di grammatica. Poi però, invece, quando è al plurale, si può concordare anche col nome più vicino di genere femminile, quindi si può dire, per esempio, quei palazzi e quelle case sono strapiene invece che sono strapieni. Poi ci sono gli aggettivi invariabili, sono pochi, quelli non cambiano per il singolare e per il plurale, per esempio pari, pari può valere sia per il singolare, sia per il plurale, sia per maschile sia per il femminile. Poi ci sono alcuni composti, anche questi non cambiano, per esempio i fari antinebbia, il faro antinebbia. Poi aggettivi che derivano da avverbi, anche questi non cambiano. Un uomo da bene, una donna da bene, gli aggettivi di origine straniera, anche questi non cambiano, sono invariabili. Un ragazzo chic, una ragazza snob, eccetera. Per quanto riguarda la struttura e la formazione degli aggettivi qualificativi, ci sono degli aggettivi che sono primitivi e altri invece che sono derivati o da nomi o da verbi. E poi ci sono gli alterati che sono diminutivi, bellino, carino, oppure accrescitivi, curiosone, pigrone, vezzeggiativi, paffutello, belloccio, peggiorativi, grigiastro, avaraccio, attenuativi, azzurrognolo, sudaticcio. Poi ci sono i composti. I composti variano nel genere e nel numero modificando solo la desinenza del secondo elemento. Per esempio, nerazzurro, i nerazzurri. Ecco. Ma il primo elemento rimane uguale. Per quanto riguarda il grado di intensità degli aggettivi qualificativi, dovete sapere che esiste il grado positivo, il grado comparativo e il grado superlativo. Per formare il grado comparativo, di maggioranza si antepone l'avverbio più, di minoranza si antepone l'avverbio meno, uguaglianza si può fare tanto quanto, così come, eccetera. Poi sono da ricordare alcune cose importanti, cioè dopo il comparativo si trova il secondo termine di paragone. Se è un secondo termine di paragone fra nomi, ad esempio, useremo il di. Ad esempio, Mario è più bello di Andrea.
Se invece si tratta di frasi, oppure di comparazione fra aggettivi o avverbi, allora si userà il che. Quindi, per esempio, vediamo delle frasi. Mio padre è stato più severo con me di quanto sia stato con mio fratello, oppure che con mio fratello. Oppure stavamo dicendo due aggettivi, si possono comparare due aggettivi. Ad esempio, quel ragazzo è più bello che intelligente. Oppure quella ragazza è più bella che simpatica. Oppure si possono comparare due avverbi. Ad esempio, suonò più forte che bene. In quel caso si usa il che. Poi il grado superlativo. Il grado superlativo si divide in grado superlativo assoluto e grado superlativo relativo. Per quanto riguarda l'assoluto, ci sono i suffississimo, fortissimo, bellissimo, giovanissimo, oppure si può rendere l'assoluto anche con un avverbio, molto bello, molto giovane, ma anche assai, esiste in italiano, sai, certe volte un alunno una volta mi ha detto, ma assai è italiano, sì, assai forte, proprio fa parte della lingua italiana, non è un'espressione dialettale. Poi abbiamo, ah sì, il prefisso straricco, oppure arcinoto, eccetera. Questi sono superlativi assoluti resi col prefisso. Oppure certe volte col raddoppiamento dell'aggettivo, piccolo piccolo, forte forte, pieno zeppo, o ecco, anche con una locuzione. Ad esempio, insolito quanto mai, strano quanto nessun altro, eccetera. Tenete presente che oggi come oggi si usa, per esempio, nella pubblicità il superlativo assoluto anche per nomi oppure per locuzioni, per esempio offertissima, finalissima, affarissimo, scusate, sì, affarissimo, poltronissima, oppure locuzioni a postissimo, d'accordissimo. Se avete presente che queste cose non vanno bene invece nel contesto italiano, perché in italiano, insomma, in lingua italiana noi usiamo il superlativo solo per gli aggettivi, non per i nomi o per le locuzioni. Per quanto riguarda il superlativo relativo, ecco, basta anteporre al comparativo di maggioranza o di minoranza e avremo un superlativo relativo, no? Quindi, per esempio, il più bello, no? Ad esempio, Mario è il più bello della classe, no? E il più bello di tutti, no? Ecco, in questo caso abbiamo un superlativo relativo, capite? Come si fa quindi a distinguere il comparativo da un superlativo relativo? Il comparativo indica che un elemento possiede una qualità in misura maggiore o minore rispetto ad un altro elemento. Per esempio, Mario è più giovane di Giovanni. Invece, il superlativo relativo dice che possiede quella qualità a grado massimo rispetto ai membri di un gruppo. Quindi abbiamo detto Mario è il più giovane di tutti. Mario è il più giovane della classe. Superlativo relativo è sempre preceduto o da un articolo o da una preposizione articolata. Ecco, ci sono dei comparativi e dei superlativi irregolari che derivano un po' dal latino, a dire la verità. Quindi buono, migliore, ottimo, cattivo, peggiore, pessimo, grande, maggiore, massimo, piccolo, minore, minimo. Ovviamente, essendo minore, minimo, maggiore, massimo dei comparativi e superlativi, non potete aggiungere il più, molto, eccetera, altrimenti diventa un errore, eh? Poi ci sono dei comparativi e dei superlativi che non hanno il grado positivo, anche questi derivano dal latino. Ad esempio, anteriore, posteriore, ultimo, minimo. No, minimo l'abbiamo già visto, direi. Infimo, prossimo, superiore. Queste sono tutte forme di comparativo e di superlativo che non hanno il grado positivo. Ovviamente, quindi, attenzione. Da aggiungere queste cose qua. Questi non ammettono gradi di intensità, ma ci sono anche altri aggettivi che non ammettono il grado comparativo superlativo. Quali sono gli aggettivi che non ammettono il grado comparativo superlativo? Quelli che hanno caratteristiche e qualità specifiche. Lombardo, non si può dire più lombardo o meno lombardo, oppure inglese, più inglese o meno inglese, o più spagnolo o meno spagnolo. Non si può dire neanche più geometrico o meno geometrico. E anche, ovviamente, come vi dicevo, non si può mettere a grado comparativo o superlativo
quelli che già esprimono una qualità di intensità massima, non si può dire più sublime, più magnifico, più meraviglioso, eccetera. Vogliamo esaminare anche questi errori tipici della lingua italiana nel vivo della lingua? Dai, esaminiamoli. Non si dice Paolo è più migliore, perché migliore è già comparativo, capite? Quindi si dice Paolo è migliore di Mario. Non si dice ha preso un voto più superiore al mio, perché superiore è già comparativo. Ha preso un voto superiore al mio. Poi non si dice la tua pastiera è ottima assai, perché ottima è già superlativo, quindi non si può mettere un altro. Oppure è un errore minimissimo, minimo è già superlativo. Era il suo nemico più acerrimo, acerrimo è già superlativo. Oppure è il più estremo dei mali, insomma, sono già forme di superlativo, quindi non possono essere precedute da un avverbio. Lo sbaglio più enorme, l'abbiamo già detto, è enorme ed è uno di quelli che esprimono qualità di intensità massima, quindi non può avere l'avverbio. E infine, vi credete forse meglio di lui? In questo caso abbiamo usato meglio in modo scorretto. Cioè, non può essere usato come aggettivo in questo contesto. E quindi si dice, vi credete forse migliori di lui, non meglio di lui. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.